Pound ha un difetto, è come le ciliegie. In questo mare gigantesco di cose che ha trattato, è uscito di tutto e di più. C'è un testo che lui non riesce a far pubblicare se non con difficoltà nel 1935 e che è stato pubblicato in Italia in lingua italiana solo negli anni 80. Si chiamava Guide to Culture e Culture, guida alla cultura, non è culture come scrivono tutti, ma lui lo inventa una parola a modo suo. Kulchur. Guida alla cultura, è un trattato di filosofia. Però la cosa bellissima di questo trattato, eccolo qua. Senza volerlo mi sono... Ho delle cose, ma mi si è aperto proprio uno dei miei... Lo leggo perché sono... Mi fa vedere parole. La copertina? No, no, quella copertina, questa è la copertina di un mio libro e poi di una edizione che ho fatto di... degli articoli che Pound ha pubblicato per il giornale di mio padre, ma quella è un'altra cosa. Dunque, a una certa pagina verso il finale, Pound organizza un capitolo intitolato Malattie. Uno dice, è un trattato di filosofia, il capitolo durerà 2 o 3 pagine. No, sono sei, 8 righe. Malattie, falsificazione della storia, punto. Falsificazione delle notizie, punto. Attenta a questa. Imbecillità, tutto scritto in maiuscolo, del sistema di tassazione per il costo dell'esazione. Per le ovvie possibilità di ingiusto accertamento, per la possibilità di frode nelle restituzioni, considerando il suo incitamento a delinquere, per il fatto di far diventare delittuose attività che di per sé sono assolutamente innocenti, per le ostruzioni che produce alla circolazione di merci e denaro. E questo signore, queste cose, le ha pubblicate nel 1935. Eccolo, il capitolo è tutto qua, eh. Eccolo qua. Allora, le osservazioni stringenti, acute, di un uomo che ha a cuore, perché in effetti lui, non essendo un politico, non aveva da aspirare a seggi elettorali, a posti in Parlamento, eccetera. Ma ha a cuore i problemi dell'umanità, persino in maniera così spiccia, così precisa come questo quadruccio che è uscito fuori da questa imbecillità della tassazione. Ecco l'osservazione che lui fece a Mussolini. Disse: guardi, intanto è un sistema, ma poi è inutile andare a rompere le scatole ai cittadini con una tassazione quando basterebbe tosare l'emissione al momento. L'emissione monetaria al momento della immissione e con quel ricavato, commisurato alle necessità dello Stato, far andare avanti lo Stato. Se si emette 1 miliardo, dicono scemenza, e mezzo lo rendiamo inoffensivo perché quel mezzo miliardo va alla pubblica utilità, alla sanità, alle strade, a quello che si vuole, il resto lo si mette a disposizione dei cittadini con un obbligo di rendiconto. Dunque, i 18 punti sono scritti alla Pound molto sintetico ma anche tortuosi, però la sintesi è solo questa. Bisogna che lo Stato gestisca direttamente l'emissione monetaria, e in effetti Mussolini aveva fatto questo con la legge del 26 e maggiormente con quella del 36. Facendo cosa? Perché questo è il punto che è sconosciuto da quasi tutti gli italiani. Ma prima la Banca d'Italia era una banca
che aveva ottenuto il monopolio, esautorate altre 5 banche, della emissione monetaria, della stampa e della distribuzione del controllo. Con la legge bancaria del 26 e poi gradualmente con altre leggi, ma fino a quella definitiva del 36, perfezionata anche nel 38, con queste leggi si stabilisce che resta una società per azioni, capitale 300 milioni. Anche oggi, Banca d'Italia. Banca d'Italia, del tempo, i 300 milioni del 36. Oggi il capitale della Banca d'Italia è ancora i 156 mila euro, con tutti gli edifici, con tutti gli apparati che ha. Hanno mantenuto questo capitale. Si capisce che il capitale è un'espressione formale che riguarda gli azionisti. Per cui uno dice: io detengo due quote, tu ne detieni cinque, compagnia bella. Ma le quote del 36, già dal 26, erano solo di proprietà. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni, Istituto Nazionale Assicurazioni, quindi tre istituzioni statali, pubbliche statali, e tutto il resto, i quali nell'insieme avevano il 10%, mi pare, la parte residua, proprietà di casse di risparmio o di credito artigianale locali. Tra queste anche Monte dei Paschi, perché era una banca locale. Nel 1944, già a gennaio, ma con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un certo giorno di giugno, 4 giugno, adesso poco importa, del 44, il ministro delle Finanze della Repubblica Sociale Italiana, quella fetta di Italia che per due terzi copriva il territorio italiano, che è stata dichiarata giuridicamente efficiente, valida e giustificata da un tribunale militare nel 1954, il ministro delle Finanze, commissariando a maggio la Banca d'Italia perché il governatore Azzolini era andato via dal nord, era andato al sud, a Roma, dove poi fu processato, eccetera, subendo angherie, condanna a 30 anni prima, e per fortuna poi gli hanno rivisto tutto quanto, commissariandolo con un certo avvocato di Napoli, l'avvocato Orgera, ebbe un lampo di genio. Disse: sì, io faccio il decreto di commissariamento, ma nel decreto ci inserisco un elemento fondamentale. Acquisisco allo Stato tutti i privilegi e tutti i diritti e tutti i doveri della Banca d'Italia. Cioè la faccio dello Stato. È successo solo per alcuni mesi, per 8 mesi, in Italia. Ma non c'è stato il mondo che non abbia, anche l'Unione Sovietica, ha avuto la Gosbank, che era una banca privata esterna, che ha avuto anche un azionista, il famoso Hammer, quello del codice leonardesco, oggi di proprietà di Bill Gates. Quello era un fiduciario di Lenin inizialmente, era un medico che aveva curato Lenin, americano, e che fece carriera diventando uno dei padroni della banca sovietica, che però non è mai stata dello Stato, e quindi in quel modo trafficava con gli americani, con i cinesi, con i giapponesi, con tutti, con gli italiani pure. Bene, a questo punto mi fermerei perché le abbiamo dette abbastanza, rinviando a quello che avrei voluto leggere, che è un estratto del libro che spero di organizzare come stampa fra poco, e che riguarda il conto che i suoi concittadini hanno fatto pagare a Pound a 60 anni di età
tenendolo per 13 anni a disposizione della giustizia in un manicomio criminale. Ma di questo, quindi la seconda parte, ne parleremo espressamente. Tornando poi a citazioni di, come si vuole, divagare con Pound è facile perché era un uomo che era aperto a tutti.